Ciao raga! Com'è? È venuta a trovarci mia sorella perché abbiamo intenzione di fare una challenge assieme. Così e... le abbiamo detto. Sì, ovviamente. Sì, sì, le abbiamo detto che volevamo fare la... Cosa che era? La prova a non ridere prova challenge. Prova a non ridere challenge. Quella esatto. Con l'acqua in bocca in cui proviamo appunto a non ridere. Solo che in realtà non abbiamo voglia di fare quella challenge perché è un po' noiosa. Scherziamo! No, semplicemente perché ci è venuto in mente, ma invece di fare una challenge normale, perché non le facciamo un bello scherzo? Quindi abbiamo intenzione di iniziare a litigare, esatto. Mentre saremo in cucina. Iniziamo a litigare perché Katia ha trovato un fantomatico messaggio di questa ragazza che mi ha scritto. E lui gli ha risposto in maniera un po' proprio ammiccante. Sì, era una insomma, fan, sì. Iniziato a e poi iniziamo un po' a bisticciare. A litigare e vediamo, pesantemente. E vediamo un po'. Vediamo la sua reazione. Andiamo, dai. La Lange mi ha detto una cosa, Luca. Cosa? Cosa ti ha detto? Mi ha detto che ti sei scritto con Romani. Ma non è vero. E mi ha detto anche che cosa hai scritto, mi ha fatto copia e incolla. Ma non è vero. Ma come? Veramente? Ma va. Certo, invece. La Lange non mi dice non è vero, cazzate, cazzo Luca. Eh? La Lange non mi dice sicuramente cazzate. Ma chi è? Ma ti pare? Una mia amica. Ma non è vero. Sì, no, invece non ci credo, Luca, veramente. Ma mica gli ho scritto. Ho fatto il maiale, ci ho provato. Luca, ma fai schifo. Ma io ti lancio. Che cosa? No, ma ci sta... No, non è vero. Seriamente, però. Non per scherzo. Cioè, si sono parlati per un po'. Mi ha mandato adesso il messaggio. Ma per un po'. No, per Luca, giorni. Non è... per giorni. Ma mandalo via. Ma come mandalo via? Come mandalo via? Per giorni. Guarda che faccia da schiavo. Guarda. Che male. E poi sono incazzata nera. Non so se riesco a fare sto video, Luca. Cioè, ma perché? Devi, ma non è mi vero. Devi dare delle spiegazioni perché gli hai scritto seriamente delle cose. Ma così? Che stavate ma poi flirtando. Non è vero che l'ho scritto. Ma cosa flirtando? Stavate flirtando non palesemente. Non è vero. Io bene, piano. Allora senti la Nange e vedi che cazzo ti dice. Ma lo so quello che ho fatto. Mica è vero. Luca, ci sono piango, i messaggi. Piango, adesso ti... io! Perché piangi? Perché sei la merda. Ma non è vero. Sì, invece è vero, Luca. Ma sono no. Incazzatissima, veramente. Sei una merda. Vai via. Io non ti voglio qui. Ma perché? Ma dai, facciamo il video. Ma che ti video? Ho provato con questa bionda bellissima e si sono scritti per non so quanti giorni. Ora me l'ha detto. No, te l'ha detto chi? Spiegami. Spiegami. Cioè, tra tutte le puttanate che potresti dire, continui a dire non è vero quando ci sono dei messaggi scritti. Guarda, stai pure mangiando le unghie. Sei io che sei preoccupato e che è vero. Lo mangio sempre. No, non è vero. Guarda, guarda dallo sguardo. Che cosa? Che sì. C'è la faccia da schiaffi ed è vero. Ma non si vede. Sì, poi sì. I messaggi, Ma voi siete pazzi. Che sfigata. Vieni qua, brutta merda. Luca? Cioè, ti sta parlando la tua ragazza, vieni qui. Che palle, ma non ci siamo scritti niente, ma le solite cose. Solite cose cosa? Ciao. Non ci siamo mai scritti e adesso ti sei messo a scrivere. Ciao, come va, come no, stai? No, il cazzo. Non lo dico davanti a Valentina che cosa gli hai scritto, però sei una merda schifosa. Ma ha fatto vero. Il maiale. Hanno flirtato, palesemente flirtato. Cioè, se non ti piace più, glielo dici, punto. Cioè, non che fai il coglione con altre tipe. Cosa vuol dire? Vuoi avere due tipe? Beh, è diventata un po' grassottella. Che merda. Vai a fare il culo, cazzo. Ma sto scherzando. Ma pure, fa un culo, scherzando cosa? Ma mandalo, ma puoi avere a che fare con... Cioè, ok che sei mio fratello, però che cazzo... Cioè, ci provi con un'altra e stai lì così? Ma mica ci ho provato. Ma poi anche a Londra, cioè... Cosa vuoi che... Cioè, cosa vuoi che si combini? Ah, ma quella? Ah. Ah, chi? Non lo so. Vale, scusa, non so se riesco a girare, mi dispiace, no. Ma nemmeno io non sto... No, no. Cioè, puoi andare a fanculo, anzi, vattene a casa adesso, perché mi... Cioè, ma come? Neanche la spiegazione, niente. Ma Katia, vieni qua un attimo. Luca, se no fai schifo. No, vattene. Non interessa, adesso te ne vai e basta. E sento la Nange e parlo. Non ho fatto niente, perché devi fare così? No, cioè scrivi una tipa. Ci cioè... sono delle chat che dimostrano che tu ci stavi ma provando. Ma stavo per girare. Non me ne frega un cazzo, io non giro con te.
Ma è venuta qui la Vale, no? Fa niente. Chissene, cosa mi interessa? Dai, vattene. Prendi e vai. Ora, così. Ora, così. Muoviti. Muoviti! Mi spingi pure. Eh sì. Che schifo, minchia, l'avessero fatto a me. Spegni a tutto cagare, qua. Spegni tutto. Che schifo, ma veramente. Ed è mio fratello. No, no. Che stronzo. Scusa, ma vamo, ma c'hai ragione, ma vedi tu, cioè l'avessero fatto a me. Però avrei... non riuscivo a girare così e tenerla dentro. Tu che fai, Vale? Vieni con me. No, sto un po' qui. Sì. Sì. Spegni tutto e vattene. Grazie. Io boh, arriverò fra un po'. Ciao. Ciao, Vale. Ciao Katia. Vai via. Pure, pure di salutarla lei. No. Ma non ho fatto niente. Non Luca, dai, guarda, meglio che vai perché tanto, cioè, peggio. Più stai qui e ci fai salire le crisi. Più a lei che a me. Però minchia Luca, fai schifo. Ma come faccio schifo? Eh sì, Luca, cioè. Ciao. Mi dispiace, cioè. Non ci ho provato proprio. Cosa che gli ha detto? Delle porcate. Quanto sei figa di qua, quanto sei figa di là, mandami una foto tua. Ma se andavate così d'accordo, scusa, cioè. Insomma, questa è una bella ragazza, effettivamente. Si sono iniziate a scrivere. Sempre dagli altri devo saperle queste cose, guarda. Ma come quanto tempo fa l'hai saputo? Adesso. No. È per quello che, cioè, mi sono presa. Altro che girare, male. Volevo pure fare il video, ma sei scherzo, cioè, sembra che ti prendeva per il culo, cioè. In realtà stavamo prendendo per il culo te! No, raga. Ma non ci credo. Iscrivetevi perché è troppo sfigata. Ma voi siete due sfigate. Cioè, raga, mi sto male. Però almeno so che tu saresti dalla mia parte se dovessi. Sì, vedi tu. Mi spingeva. Sto male. Io ti odio. Ciao, io odio, veramente. Bellissimo. Sì. Troppo bravo. Si è messa a piangere. Mi sono per mettere a piangere. Dai! Yeah. Le lacrime!